Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi, come avrete capito dal titolo, sono qui a portarvi un nuovo episodio della serie Unbox a Fragaton, ovvero quella serie dove andiamo ad aprire una cassa ovviamente in live su Counter Strike e vado a giocare una partita su Deathmatch con quell'arma che trovo. Se non riesco a fare 25 kill all'interno di quella partita sarò costretto in un certo senso ad andare ad aprire un'altra arma e fare lo stesso procedimento. Ovviamente ragazzuoli, come sto facendo ormai da quasi tutta la serie, l'arma che vado a trovare all'interno di quella cassa la metto in palio in un giveaway, diciamo così. E per poter partecipare che cosa dovete fare? Aprite le orecchie perché non lo voglio rispiegare 20.000 volte. Potete scrivere qui sotto nei commenti, come ne notate da qua sopra, hashtag esci l'arma, staccate il vostro nome di Steam e inoltre dovrete mettere un like ovviamente a questo video. Poi a 2 giorni dall'uscita di questo video uscirà un post sulla mia pagina Facebook, Dark Folly, la trovate anche qui sotto in descrizione, dove andrò a scrivere appunto il vincitore. Ascoltate ragazzi, se non andate a reclamare quell'arma dopo 2 giorni, dall'uscita appunto del post, quell'arma me la tengo io oppure la regalo a un mio amico. Perché questo è per tenervi attivi, perché non ha senso che vi andate a scrivere a un contest così a caso e poi non andate neanche a guardare. Quindi spero che abbiate capito questa volta, cioè non è neanche così tanto difficile da concepire. E andiamo subito a vedere che cosa vado ad aprire oggi. Già vi dico che nel prossimo episodio forse andrò ad aprire 2 casse revolver o una, dipende. Oggi invece andiamo ad aprire una cassa Falcon, che già ovviamente vi ho aperto forse una volta in qualche altro episodio. Dove al suo interno cosa si può trovare? Il coltello appunto che si trova solo in questa cassa, per il coltello Falcon, AWP per bestia, la K vendetta sottomarina, quella che ho io, SG Cyrex e roba così. Anche la CZ non è che mi dispiacerebbe. Comunque andiamo ad usare questa chiave e vediamo che cosa troviamo. Però speriamo di trovare qualcosa di decente, quindi alzate le mani al cielo e per favore fatemi trovare qualcosa. Mi sto passando un MP9 carino. CZ 75 auto, rivestimento giallo, dimmi che è un'usura decente. Gna, mi sembra o usura minima o nuova di fabbrica. Vediamo CZ Zazak consumata. Ma se ha il flotto perfetto, vediamo quanto vale. Vale 2,50 euro. Quindi non siamo stati sfortunati. Forse è l'arma per ora migliore che abbiamo mai trovato in questo box a Fragaton. Direi proprio di sì. Quindi andiamo a sostituire ST sia da CT. E adesso andiamo in partita. Speriamo di riuscire a fare queste 25 kill. Ok ragazzuoli, eccoci qui in partita. Ecco qui la nostra CZ che abbiamo trovato all'interno della cassa. Ed ecco qui la nostra prima morte. Innanzitutto ragazzi, quando ho aperto la cassa mi sembrava messa bene, anche se fosse consumata. Però adesso sto notando, come potete vedere, che sopra il caricatore è leggermente usurata. Però è abbastanza figa lo stesso. Soprattutto se lo usate così senza cliccare la F è ancora più figa. Comunque, per chi non conoscesse la CZ praticamente è una pistola che ovviamente costa 500 dollari e prendi il posto da T della Tech9 oppure da CT della 5.7. È una nuova arma, possiamo dire tra virgolette, perché è stata introdotta prima della revolver, qualche mese prima, e che ha subito durante la sua vita numerosi nerf da parte della Valve. Perché prima era una sorta di AK portatile, mentre one shottava tutti, aveva un casino di colpi nel caricatore rispetto ad ora. E soprattutto la cosa che di più l'ha penalizzata è che adesso quando switchiamo, cosa vedete? Si deve praticamente costruire come i blocchi della Lego. Quindi non si può sparare immediatamente, tu devi averli già in mano per sparare. Ma se ti trovi tipo uno davanti e switchi, sei morto. Quindi questa è una cosa che l'hanno penalizzata e ovviamente l'hanno fatta apposta, perché come pistola è abbastanza sgrava ragazzi. Io continuo la stessa ad usarla, però non da CT perché la uso la 5.7, dato che secondo me è la pistola più forte del gioco, ma bensì la vado ad usare da T a posto della Tech9. Ovviamente ragazzuoli, avendo soltanto 12 in canna e 12 nel caricatore, non è un'arma che viene usata principalmente durante il round pistol, quindi durante il primo round. Infatti vi consiglio di comprarla o nei force buy, tipo per rushare in B, oppure, non lo so ragazzi, oppure in altri casi, però non nel round pistol. Perché ovviamente al primo round vi conviene comprare o il Kevlar oppure le granate, anziché comprare un'arma che costa 500 dollari. Ovviamente ragazzi, adesso vi vado a spiegare un pochino come sparare con quest'arma. Sulla distanza, come dico, con ogni pistola bisogna one tappare, perché se provate a sprayare i colpi, uno forse ne andrà in testa, tutti gli altri andranno abbastanza a caso. Invece potete sparare proprio tutti i colpi, possiamo dire, con il nemico a questa distanza. Dopo con un pochino di impegno riuscirete a mantenere uno spray abbastanza decente. Ad esempio qui a distanza ho sparato lo stesso, perché ho visto che quello era distratto, e soltanto al 12° colpo sono riuscito ad ammazzarlo.
Comunque, essendo una pistola abbastanza potente, non penso di avere qualche problema nel fare 25 kill. Quello era appena spawnato, però l'abbiamo massacrato. Ovviamente, ragazzi, quando gli avversari hanno il Kevlar, voi se gli fate headshot potrete anche one shotarlo. Ovviamente dipende dalla distanza. Invece da vicino one shotta quasi sempre. Anche perché, dato che spara, quando provate a one tappare, non spara un solo colpo, ma ne spara bensì due. Il primo colpo, se siete precisi, andrà sempre alla testa. L'altro andrà al corpo, e quindi one shotterete quasi sempre. Comunque oggi sono abbastanza fissati con Dust, perché ovviamente ho fatto un Overwatch che molto probabilmente già avrete visto, che era su Dust 1. Vi consiglio di andarlo a vedere perché quello era uno strano elemento. E adesso sto registrando sempre lo stesso giorno e ci troviamo sempre su Dust 1. Comunque, a quanti kill siamo? Siamo a 10 kill, stiamo facendo 5 morti, bene. Ok, questo c'è molto male, c'è gente di qua, vediamo se riesco in prefire, no. Sono uscito in prefire. Ma porca paletta, già siamo a 2 assist ed ho appena iniziato ad ammazzare. Mentre, ragazzi, dato che è un alto danno, come detto, l'ho distrutto. L'ho preso in headshot e c'è morto malissimo. Ovviamente come spunta quello da dietro. Ma che bella cosa. Pure, ragazzi, anche a distanza, non distantissima, tipo qua potete provare a sparare 3 colpi alla volta, cercando di abbassare il mouse, quindi di compensare. Buongiorno. Oh, com'è che non c'è morto? Forse io mi sono tutti i caricatori a quello. Cioè tutti i caricatori, io mi sono dato 2 colpi, invece pensavo di essere più preciso. Ok, comunque devastante proprio. Troppo devastante. Comunque, ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti, oltre all'hashtag esci l'arma, qual è la cosa preferite tra la tech, la 5-7 e la CZ. Quindi scrivendomi da T che cosa usate, da CT che cosa usate. Perché io, come già detto, vi ho detto che cosa preferisco. Comunque l'ho preso in headshot una volta, non c'è morto, quindi ho dovuto sparare un altro caricatore. Questo si gira con la desert e mi ammazza. Ovviamente ero lowissimo, invece gli ho tolto 50 HP con 2 colpi. Qua ho sbagliato, dovevo one tappare. Ok, me l'hanno stillato. Grazie mille, ci sarei riuscito lo stesso a ammazzarlo, perché quello col pompo si buttava per one shottarmi o non ce la poteva fare. Qui ce n'è 2. Ok, quello non sono riuscito ad ammazzarlo, l'altro sì. Buongiorno, signor terrorista. E niente, continuiamo la nostra sfida. Perfetto, come avete visto qui a distanza con tappandolo, gli ho sparato un pochino male, però sono riuscito lo stesso a headshottarlo. Questo è un ciecato. Perché non si è girato dato che era accanto a lui, non lo so. Ma vabbè, andiamo tipo verso qui a destra, perché ho visto che è pieno di gente. C'è uno dietro di me. Secondo me c'è uno a destra che mi stava sparando. Poi sono tutti con la WP. È l'autosniper, questa mi mancava proprio, l'autosniper in partita. E quindi se li becchiamo da vicino riusciremo lo stesso ad ammazzarli, perché non sono proprio del genere a lottare la WP. Ok, dai la tripla. No, mi ha fregato. Gli ho sprecato troppi colpi contro il primo. Chi c'è? Salve. Gli ho sprayato troppo. Sono tutti in movimento. Già che la CZ è imprecisa, io che sparo in movimento. No, ragazzi, a consentirmi questo colpo. Ok, lo devo knifeare per forza. Adesso ovviamente devo arrivare a 26 kill e non a 25. Non penso sarà un problema, dato che abbiamo ben 4 minuti. E questa persona non si muore. Ma che bella persona. Là c'è tanta gente da quanto appare con la CZ. L'ho preso in headshot, però non mi ha dato l'headshot. Bene. Questo va bene, ragazzi. Come vedete, one tappando non funziona sempre. È che i colpi, pur se gli mirato addosso, non arrivano sempre lì. Soprattutto ne serve a 64 tick. Che facciamo? Andiamo di qua, perché ho visto nella minimappa che c'è uno. Quindi vi consiglio sempre di sparare non un solo colpo, ma due, per essere più precisi possibili. Comunque, andiamo di qua e cerchiamo di finire questa sfida. Ok. Comunque, ho visto anche che alcuni di voi mi hanno detto che quello che ha creato questa serie non va a finire per forza l'episodio quando fa, cioè quando finisce la partita, ma quando arriva a 25 kill. Però secondo me non ha senso lasciare tipo in questo momento che sto per finire, mancano gli ultimi 2 minuti e ormai ve lo porto tutto. Ma penso che a qualcuno di voi non gli vada bene. L'ho detto, lasciatemi un commento anche qua sotto riguardo questo fatto. Cioè, se volete che finisco il deathmatch subito appena finisco praticamente la sfida, oppure volete che lo finisca. Signor autosniper, si sblocchi. Me l'hanno stilato. Sto dicendo, oppure volete che finisca appunto quando finisce la partita. Comunque siamo già a 27 kill, me l'ho dimenticato. Abbiamo superato questa sfida, ragazzi. Quindi siamo magici. Ancora non ne abbiamo persa neanche una. Nemmeno quella con la Glock, dove agli ultimi 5 secondi sono riuscito a fare l'ultima kill. No. Allora, non ci siamo capiti. Ragazzi, come vedete, ci penalizza un casino sto fatto che dobbiamo
switchare, non è pronta l'arma. Soprattutto in questo caso sono scemo io, perché mi piace i coltelli, switch sempre. Però di solito nelle partite, nelle competitive, voi avete la VP in mano, per esempio, avete uno davanti, volete switchare, ma non ci arrivate in tempo. Ma da dove, porca play? Ah, quello mi sparava là sotto e non riuscivo a vederlo. Mi devo andare a vendicare, dato che siamo spawnati accanto ad A. Ok, qui ci sono. Col cavolo che quello riesco a one tapparlo. E infatti, quanto gli ho tolto? 51 in 3. Vabbè, tanto la sfida l'abbiamo superata. Possiamo stare tranquilli. Lì sotto c'è uno, voglio ammazzarlo. Non me lo fregare. L'ha fregato. Poi c'è un altro qua davanti. E mi ammazzano da dietro con la VP. Che cosa bella. Vai ragazzi, fatemi fare una kill. È da un bel po' che manca una kill. Oddio, mi sta avvenendo l'esaurimento con la CZ a distanza. Poi è capitata una delle mappe dove si combatte più a distanza, però da stuno. Mappa che non ho mai fatto in competitive. Però so che nei deathmatch ci si combatte abbastanza a distanza. Comunque, niente. Andiamo di qua. Headshot là sotto, visto che c'è uno che mi sta aspettando. Ah no, era nostro. Salve. Ok, forse è esagerato troppo. Potevo alzare anche la mira e one shotarlo. Però gli ho voluto sprayare contro. Sto Recognizer sta giocando tutta la partita con Pentium. Ovvero l'XM, lo chiamo Pentium perché mi piace così. E sto Stizer invece sta giocando con l'autosniper. Devo fargli il culo. Comunque siamo secondi in classifica, non ci ho fatto caso. Ma certo, escimi in prefire con l'autosniper. Tanto sei troppo forte. Cioè, nonostante quello sta usando l'autosniper, è sotto di me che ho giocato soltanto di CZ. Ma perché quello non è uscito? Lo volevo ammazzare. Eccolo. Devo vendicare di sto scemo con l'auto. No, ragazzi, ho sparato male. Meno 96 in 4. Soprattutto nelle competitive, questa è un'arma che mi fa fare un casino di assist. Perché, essendo imprecisa, molte volte l'hitto meno 70, poi me ne vado e poi mi arrivano gli assist perché la gente li ammazza. Ok, niente, ormai 39 secondi, non penso che riusciremo ad arrivare primi in classifica, anche perché non è stato quello il mio obiettivo. Quindi, ho visto soltanto ora, se no mi sarei impegnato leggermente di più anziché cazzeggiare. Ok. Allora, siamo riusciti ad ammazzare quello con l'autosniper. Adesso vediamo se riusciamo ad ammazzare quello là sotto, che non ci vuole morire alla VP. Dai, affacciati, è una sfida, tu ti nascondi. Basta. Proprio senza rispetto sta gente. Oddio, quanta gente. Gli ho fatto meno 24 e l'altro meno 94. Si erano messi in fila, quindi niente. Comunque, okay, vediamo se riusciamo anche a droppare un'arma a fine partita, perché non mi è mai capitata. Non è un'arma decente, però non penso proprio che mi vada a droppare un'arma. Vediamo, è arrivato primo l'occhio di Sauron. Niente, soltanto quella Tech Nine a quel russo. Va bene. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, vi ricordo di lasciare like, commenti se volete partecipare, già ve l'ho detto nella intro, e niente, ci becchiamo alle 17 con un nuovo video. Ciao ciao!